Pari opportunità, andando su quelle che sono sostanzialmente le pari opportunità, a settembre scade, c'è la scadenza, il termine per presentare la dichiarazione delle pari opportunità, che dovrà essere inviata telematicamente, nella quale ci sono i dati ovviamente relativamente appunto alla percentuale di lavoratori, di lavoratrici, alle mansioni in azienda. Insomma, rispetto a quello che è la parità di genere. Attenzione, che allora, sono obbligate tutte le aziende sopra i 50 dipendenti a mandare questa dichiarazione. In caso di mancato invio, una sanzione che può arrivare fino a 500 euro, però se si tarda più di 12 mesi, possono anche essere richiesti indietro i contributi, gli sgravi, insomma. Novità invece del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza è data dal fatto che in un contesto qual è l'Italia, dove comunque c'è un gender gap abbastanza ancora importante, vale a dire che una donna su due non lavora e la differenza di retribuzione è del 16% ancora. Quindi si sono destinati 10 milioni di euro per appunto permettere alle aziende di certificarsi in termini di trattamento di parità, di pari opportunità e questa certificazione permetterà alle aziende di avere un vantaggio di sgravi pari all'1% appunto dei contributi dovuti dall'azienda fino a 50.000 euro. E poi permette di avere dei punteggi maggiorati, ad esempio negli appalti pubblici, insomma, vantaggi di questo tipo. Chi è che può certificare le aziende? Possono certificare le aziende che hanno avuto l'autorizzazione da parte di Accredia, che è l'ente italiano per l'accreditamento. Attualmente sono 3 le aziende certificate in Italia, nei prossimi mesi ci saranno altri accreditamenti. In ultimo sono state definite, quindi relativamente a questa certificazione delle pari opportunità, gli ambiti che devono essere valutati dalle società di certificazione, per vedere se un'azienda rispetta o meno diciamo, i parametri previsti per essere certificata in termini di pari opportunità. Quindi gli ambiti sono cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e di inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere e tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.